Ben ritrovati ai telespettatori di Extra. In questa puntata parleremo di cultura, lo faremo perché sotto i riflettori della cronaca per tante settimane si è parlato di teatro, perché ormai è imminente a Verbania l'inaugurazione del nuovo teatro, centro eventi, il maggiore, e attorno a questa struttura si è aperto un dibattito non solo in città a Verbania, anche se a Verbania ha animato molto le conversazioni e non solo politiche, e più in generale a livello provinciale ci si chiede come organizzare gli eventi culturali sul territorio anche alla luce della nascita di questa nuova struttura. Sicuramente il polo principale diventerà per la cultura del Verbano Cusio-Ossola. Lo faremo in studio con due ospiti, poi avremo anche delle interviste che ci permetteranno di approfondire il tema. Vi presento gli ospiti: sono il vice sindaco di Villa d'Ossola, Marcello Perugini. Per i Buonasera. nostri telespettatori, un volto molto noto, per tanti anni Marcello sei stato della nostra Certo. squadra. E poi accanto a lui c'è la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini. Buonasera, Bentornata, grazie. bentornata. Allora, perché abbiamo deciso di parlare di questo argomento? Perché cominciamo da lei, sindaco Marchionini. Ha animato il dibattito cittadino. Oramai manca poco all'inaugurazione di questa struttura, no? Credo che continuerà anche ad animarlo nei prossimi mesi, un po' perché si tratta di una struttura talmente eccezionale che ha avuto anche una storia, e non vale la pena oggi ripercorrerla, ma complicata dal punto di vista del finanziamento, del suo consenso in città e della sua realizzazione, che ricordo noi con una fatica notevole siamo riusciti a portare a compimento alla fine del 2015, non perdendo il finanziamento regionale ed europeo. Basta solo vedere cosa raccontavano i giornali 2 anni fa, che parlavano di un nuovo mostro, di un cantiere che sarebbe rimasto abbandonato. Non è stata così, e adesso siamo nel pieno delle attività per la gestione, con le direzioni artistiche nominate, stiamo mettendo a punto il programma che io già conosco, ma mi hanno assolutamente ordinato di non rivelare nulla, perché ovviamente è un lavoro anche serio, e quando poi daremo la notizia di Franceschini, del presidente Chiamparino e dell'onorevole Borghi, di tutta poi la città e il territorio, dovrà essere già tutto a norma e perfetto. Ecco, perché per l'inaugurazione ancora non si ha un'idea, perché sentirete fra poco la direttrice del teatro che ci spiega che appunto è stata presentata la richiesta anche al Ministero dei Beni Culturali perché vi sia la presenza del Ministro in occasione dell'inaugurazione, e anche Renata Rappetti dice top secret assolutamente su quella che sarà la stagione. Marcello Perugini, una storia completamente differente, quella Certo. della fabbrica di Certo. Villa d'Ossola, no? Fabbrica nata, come dice il nome, sulle ceneri di una realtà economica che poi è andata in pensione. Qual è lo stato di salute del teatro di Villa d'Ossola? Ma direi che il teatro è buono, anche se ci stiamo avvicinando ormai ai 20 anni diciamo dall'inaugurazione, che è stata nel 1998. In questo momento stiamo completando dei lavori che riguardano il tetto, questo già lo sapete. Per quanto invece riguarda gli eventi veri e propri, stiamo terminando la nostra stagione teatrale, non solo, e direi con risultati molto lusinghieri, che ci fanno ben sperare per il futuro. Abbiamo il nostro zoccolo duro di abbonati che non ci abbandona mai. Quest'anno siamo arrivati a quota 555, credo che è una bella soddisfazione, soprattutto anche il fatto che vediamo tutti gli attori, le varie compagnie che vengono alla fabbrica e si sprecano certo in complimenti nei nostri confronti, sia sotto aspetto organizzativo, ma anche il nostro teatro, insomma, nonostante ormai 19, 18 anni di età, li porta ancora bene con il suo insieme. Ecco, su queste realtà però pesano sempre quelli che sono i bilanci. E Marchionini, proprio sull'aspetto economico di quello che sarà poi il maggiore, si è incentrato anche in queste ultime settimane il dibattito, no? Voi avete fatto anche dei conti. I Sì. conti dicono che prevedete di chiudere con degli utili alla vigilia, però c'è qualcuno che qualche sospetto lo ha. Dunque, noi abbiamo messo in bilancio 100.000 euro di perdita per questa prima annualità, che sarà un'annualità comunque incompleta, ed è una nostra previsione. Il controllo dei costi, come diceva anche prima giustamente Perugini, è un imperativo per l'attività teatrale. Se noi partissimo immaginando di riempire quel teatro, che poi è teatro, ma anche spazi commerciali, possibilità di organizzare eventi, mostre, per
pensando di avere un pubblico che tutti i giorni va al Maggiore, vorrebbe dire che entro un paio d'anni lo chiudiamo, perché non è sostenibile. C'è anche questa variabile di abituare e di conoscere il pubblico di Verbania, anche di formarlo, quindi tutto il rapporto con le scuole. Cioè nasce un nuovo settore, un nuovo segmento culturale anche di produzione nella città di Verbania. Noi poi dobbiamo riuscire anche a costituire la fondazione per la gestione, è impensabile che il comune se ne faccia carico in prima persona. È chiaro che siamo partiti in ritardo, questo abbiamo ereditato, avessimo avuto un piano di gestione che già fissava chiaramente che cosa fare, degli studi ben precisi, però è inutile che guardiamo al passato, dobbiamo guardare al futuro, ben sapendo le difficoltà in cui siamo. Ad esempio l'area esterna per fare gli spettacoli ha bisogno di un palco, al momento il Comune di Verbania non ce l'ha, pensare di noleggiarlo vuol dire avere dei costi, l'accordo fatto con il Teatro Coccia vuol dire anche poter avere delle economie di scala, oltre che far riferimento a una realtà già strutturata e ben avviata. Io tutti i giorni leggo sui quotidiani nazionali che cosa fanno al Coccia, sarei contenta in un ambito completamente diverso ma di proporre le attività del Teatro di Verbania all'avanguardia. Quella struttura lo merita e se vogliamo anche il grande sacrificio dal punto di vista economico, ma anche delle difficoltà relazionali che ci sono state in città, hanno bisogno di rimettere in piedi un teatro a Verbania come non c'è più da 20 anni, benché ci sono degli episodi molto positivi di una storia che però è di tutt'altra natura. Mi veniva anche in mente, mentre diceva il collega che nel 2018 festeggeranno i 20 anni, sarebbe interessante da lì, da qui allora, fare una gestione, non tanto una gestione integrata, ma mettere insieme le due esperienze per offrire un'offerta integrata. Parleremo anche di questo più avanti nella trasmissione. Marcello, il sindaco diceva educare alla cultura del teatro. La fabbrica in questo ha lavorato in questi anni, anche perché è punto di riferimento per le scuole ossolane, la fabbrica. Sì, certo. Guarda, noi abbiamo, da quando siamo entrati nel 2008, sicuramente mi permetto di dire che abbiamo fatto un lavoro eccellente in questo riguardo, sia per quanto riguarda recuperare per la stagione teatrale abbonati che avevano abbandonato la fabbrica, per incentivare nuove persone ad avvicinarsi al teatro, e in questo credo ci siamo in parte riusciti, perché se siamo passati da 250 a 555 abbonati e in più delle volte, come ad esempio il 31 chiuderemo la stagione con Salemme, e da tempo ormai tutto esaurito, credo che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. E devo dire anche che stiamo lavorando molto bene ormai da anni per quanto riguarda il discorso prettamente scolastico, con una stagione per le scuole, per la scuola materna, per la primaria, per la secondaria, non limitate soltanto alla nostra zona, ma noi vediamo che quando ci sono gli eventi, che tra l'altro io ho dato come aspetto organizzativo in carico alla responsabile della biblioteca, devo dire che se l'è cavata molto bene anche quest'anno nel programmare la stagione per il teatro scuola, la partecipazione vede addirittura delle scuole che arrivano da Baveno, da Gravellona, quindi mediamente abbiamo 500-600 bambini per ogni spettacolo, quindi in questo senso si sta lavorando molto bene. Io posso permettermi di aggiungere invece qualcosa sotto l'aspetto, se non ti anticipo, economico, visto che prima la domanda che hai fatto al sindaco Marchioni riguardava quello. Sotto l'aspetto economico, guardavo proprio stamattina i dati, i conti riferiti alla stagione 2014-2015, dove siamo andati decisamente molto molto bene, risparmiando più di 20.000 euro rispetto alla stagione precedente. Purtroppo ci vengono a mancare, come da qualche anno a questa parte, quelli che erano i contributi che ci dava la Regione. Prima avevamo una convenzione con Regione e Provincia, che è stata sempre comunque in parte rispettata, ultimamente un po' meno, le cifre non erano poi sempre quelle che c'erano scritte pattuite nella convenzione. Comunque adesso sono 2 anni che non arriva più niente, e anche quest'anno, devo dire con molto rammarico e con molto dispiacere, contavamo in un supporto della Regione. Siamo andati 2 volte a Torino a parlare con l'assessore Parigi, prima io il sindaco, poi io da solo, abbiamo incontrato il vicepresidente della Regione Reschigna, ci hanno fatto delle promesse, poi al momento a noi non c'è stato praticamente, non ci sarà dato nulla, almeno da quella che era la circolare, rispetto alla distribuzione dei fondi che hanno fatto in tutto il Piemonte, mi sembra circa 3 milioni di euro. E in quei 3 milioni di euro non si sono trovati 20.000 euro per il teatro alla fabbrica. Questo ci preoccupa e ci rattrista molto. Speriamo di poter recuperare in questo senso, ecco, perché
con quei 20.000 euro avremo una gestione, non dico a pareggio, ma vicinissima comunque, specialmente per lo scorso anno, a quota zero, insomma, ecco, per noi è indispensabile. Quindi questo è un messaggio, un nuovo messaggio, guarda, all'indirizzo dell'assessore Restini. Siamo rimasti veramente male, ecco, per quello che l'ho ribadito qui adesso. E vedremo se Reschinia risponde anche a questo appello televisivo, ve ne daremo conto. Noi ora invece sentiamo le parole della direttrice artistica del Maggiore, perché c'è questa differenza poi, no? Allora, a Villa d'Ossola c'è l'assessore Perugini con la responsabile della biblioteca che si occupano della programmazione di questa stagione. A Verbania, la stagione invece, del teatro scuola solo. Certo, teatro scuola. A Verbania la struttura richiede un'organizzazione più complessa e per questo è stata nominata appunto Renata Rappetti. Se posso chiarire dando anche i dati, per lo startup iniziale l'avvio, quindi per quest'anno è stato fatto un incarico diretto a Renata Rappetti, chi ha chiesto la cifra di 12.000 euro, credo che sia una cifra con cui si paga il biglietto del treno a venire a Verbania, insomma, molto contenuta, più l'ufficio stampa del Coccia che ci è utile per altre vicende, che è 5.000 euro, e poi abbiamo dato per la parte organizzativa, che vuol dire anche tutta la parte, i biglietti, il referente organizzativo, il direttore di sala, a Nora Guazzotti, che non è di serie B, ma è una che dirige il Festival di Spoleto, sempre per il 2016, per 38.000 euro. Quindi tutti capiscono che se noi avessimo fatto un bando cercando una professionalità, potevamo anche farlo, sicuramente il cachet sarebbe stato almeno il doppio. Quindi abbiamo inteso cercare delle alleanze forti in chi anche viene dal teatro e ci crede, per cui il ringraziamento, che credo poi anche col tempo i verbanesi, conoscendo e apprezzando Guazzotti e Rappetti, avranno, vuol dire anche, lo ripeto, i conti in ordine, perché il rischio di far naufragare questa esperienza era molto alto, lo sanno tutti, insomma, per cui abbiamo rimesso in carreggiata una struttura che partiva con grandissimi punti deboli. È una scommessa per la sua amministrazione questa struttura? Noi ce la siamo trovata, quindi non è che neanche ho avuto il tempo di dire mi piace, non mi piace, lo faccio, non lo faccio. Andava messo a regime, avviato. Credo che i risultati, anche quando poi scopriremo i personaggi di rilievo nazionale che verranno a promuovere, un po' facendo come dei padrini, tenendo a battesimo un nuovo teatro che è, si parlava di un concerto di Morricone, sindaco, a che punto è quello? Il concerto di Morricone viene da un altro verbanese, Luca Scolari, che si, è molto, che si dà sempre molto da fare e si lancia in imprese anche impossibili. È fattibile? È più che fattibile, anche perché l'idea del finanziamento, ribadisco, non è che il comune mette 350.000 euro togliendolo dalle spese sociali per mettere sul teatro per Morricone. Troveremo i modi per avere Morricone. Si tratta di capire se la parte di coro e grande orchestra che Morricone porta è compatibile con la struttura che noi abbiamo, quindi ci sono degli approfondimenti tecnici che, in corso, che stiamo facendo. Va bene, allora andiamo a sentire la direttrice del Maggiore al microfono di Maria Elisa Gualandres. Lei in queste prime settimane ha iniziato a incontrare le varie realtà del territorio, ha visto da vicino la struttura del Teatro Maggiore e ha preso contatto con la nostra zona. Qual è l'idea che si è fatta di questo teatro e qual è il suo progetto in linea di massima? Allora, l'idea che mi sono fatta del teatro è che è un teatro unico in Italia, assolutamente straordinario. Mi sono vergognata la prima volta quando sono venuta a vederlo, perché ho detto: possibile che io, che mi vanto di essere una teatrante vera, non so dell'esistenza di un teatro del genere, perché è un luogo assolutamente magico e che offre moltissime opportunità sia per spettacoli, per eventi, per mostre. È un centro culturale straordinario in un ambiente, cioè poi una giornata come oggi, con questa arena meravigliosa all'aperto sul lago, cioè il luogo è straordinario. È un luogo che fa molto paura, mi fa paura sinceramente, perché aprire un teatro è comunque un'impresa non facile, non lo è facile poi in questo momento che stiamo vivendo un po' tutti di crisi a livello internazionale, quindi è sicuramente una grossa scommessa.
però è una scommessa che tutti insieme dobbiamo vincere. Questa mattina ho incontrato le associazioni del territorio, mi sono sembrati tutti molto appassionati, disponibili, persone che si sono avvicinate dicendo: noi anche come volontari ci siamo, vogliamo collaborare, vogliamo, se possiamo in qualche modo aiutarla per dare vita e successo a questo teatro, noi ci siamo. Quindi devo dire, i primi riscontri sono assolutamente positivi. È una grossa impresa e insomma bisogna lavorarci tanto bene e non sbagliare, partire col piede giusto. Ecco, immagino, alla luce appunto di quello che lei ha detto poco fa, che la prima sfida sia anche farlo conoscere, questo teatro. Assolutamente. La prima cosa che ho fatto, sono andata al ministero dal direttore generale, gli ho portato tutto il materiale, lui per primo ha detto: io non lo sapevo che stava aprendo un teatro del genere, ne parlerò subito col ministro. Adesso abbiamo mandato tutto le immagini, la storia al ministro, anche in base alla sua disponibilità, questo lo dico, lo continuo a dire, faremo l'inaugurazione, perché secondo me quel giorno ci dovrà essere qua la rappresentanza della cultura italiana, a dare un segno insomma, ci devono aiutare a far sì che diventi un teatro importante a livello non solo nazionale. Allora, la Rapetti diceva appunto di far crescere questo teatro, Marcello. Voi il vostro teatro lo avete fatto crescere un po' fuori dai confini di quella che è l'Ossola, no? Certo. Tante volte si fanno anche delle cose di pregio in questa provincia e poi magari non vengono sufficientemente pubblicizzate al di fuori. Voi avete vinto questa scommessa. Ma sì, effettivamente è vero, anche perché il nostro pubblico, almeno fino ad oggi, arriva un po' da tutta la provincia. Alcune timore volte, che poi Verbania qualcuno lo perdiate. No, guarda, sinceramente lo ribadisco, come ho già fatto anche in altre interviste, io sono probabilmente contento che a Verbania ci sia questo nuovo teatro, perché è una città di 30.000 abitanti, sicuramente merita una location del genere, quindi va benissimo. Non penso che ci saranno problemi di concorrenza, basta collaborare soprattutto sugli spettacoli che non siano gli stessi, sulle date che non siano le stesse, poi una quadra si trova sicuramente, quindi non è questo il problema. Cioè, noi abbiamo lavorato su tutta la provincia e non solo, quelle volte ci stupiamo perché arriva gente per l'ultimo spettacolo da Borgo Manero, da Arona, però comunque è bene che la gente si muove per andare a vedere questo genere di spettacoli. A differenza del Teatro Maggiore, noi facciamo un po', diciamo, Fai da te, ecco, nel senso che la storia teatrale la faccio io con i miei collaboratori, sia per quanto riguarda gli 8 spettacoli della stagione, ma sia anche gli altri eventi che proponiamo come teatro. Quindi fino adesso siamo riusciti a capire un po' quali che sono le esigenze del nostro pubblico e siamo andati in quella direzione. I risultati sono arrivati, io conto e spero tanto che, se potremmo avere qualche emorragia verso Verbania dei nostri abbonati verbanesi che noi portiamo al Teatro La Fabbrica con la navetta, andremo a recuperare magari qualche abbonamento in più tra gli ossolani che vorranno starci magari più vicino, se non l'hanno fatto fino adesso, ecco. Allora, vedete che tutto in itinere, tutto in cantiere, no? C'è un'evoluzione in corso. Allora, andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista che ha realizzato per noi Maria Elisa Gualandri, sempre con Renata Rapetti. Venendo ai costi, lei ha subito detto che il teatro deve avere i conti a posto, quindi non una voragine a perdere. Prima cosa, dobbiamo renderci conto che il teatro è un'azienda, non è un divertimento, non è un gioco, appunto quando non si capisce bene perché quando uno va in un negozio a comprare una cosa la paga, e poi moltissimi credono che invece, perché hanno dei ruoli particolari a teatro, devono avere l'omaggio, si viene gratis. Noi facciamo un lavoro serio, credo che facciamo un lavoro importante, un lavoro culturale, a volte anche un lavoro di divertimento, perché anche far uscire il pubblico dopo una serata rilassato, divertito perché ha visto uno spettacolo comico, allegro, anche quello è terapeutico. E quindi assolutamente, tornando alla domanda che mi ha fatto perché mi sono un po' persa, bisogna stare molto attenti
anche qui a partire con il piede giusto, che i conti siano in equilibrio. Quindi pensare che se il teatro ha 500 posti, io non posso programmare uno spettacolo che costa 20.000 euro perché già perdo la prima sera. Quindi è fondamentale il ruolo artistico, di un direttore artistico abbinato a un pensiero costante amministrativo. Venendo agli spettacoli, ci può già anticipare qualcosa? Già quest'estate è prevista una programmazione? Stiamo pensando a una inaugurazione, a una stagione estiva all'aperto e qualche serata così per iniziare a movimentare il luogo, a farlo conoscere con degli eventi importanti. E poi sto pensando a una programmazione invernale, però questo dovrebbe rimanere comunque fino a quando non è definito, poi faremo una conferenza stampa, annunceremo la stagione sia estiva che invernale, ma per il momento top secret. C'è chi sostiene che sarà una copia del Coccia. Ah, fantastica questa domanda, ci tengo molto perché l'ho ribadito anche questa mattina. Allora, il Coccia è un teatro che produce opera lirica, un teatro di tradizione. Qui, se non eventualmente, forse all'aperto sarà possibile, dentro è impossibile fare l'opera lirica perché ci sono troppi pochi posti. Il teatro Coccia ha 1.000 posti, questo ne ha 500 circa, quindi sarei un incosciente a far produrre, a portare qui opere liriche all'interno di questo teatro, quindi questo è escluso. Per quanto riguarda invece la programmazione, ben venga se ci sono degli spettacoli, e questo lo fa chiunque, che siccome non si fanno concorrenza come distanza il Coccia e il Maggiore, se ci sono degli spettacoli di successo che riesco ad avere a un prezzo minore perché vengono sia a Novara che a Verbania, è un vantaggio culturale, economico per tutti e due i teatri. Io spero che poi la gente mi conoscerà, ma la mia buona fede veramente non farà mai sì che io possa fare una scelta a favore di Novara. Cioè, io continuo a ridirlo, amo veramente il teatro. Cioè, lavoro da 30 anni per il teatro, è una mia grandissima passione, è un lavoro faticosissimo e non lavoro per un teatro. Se io vado in un qualsiasi teatro, vedo uno spettacolo bello e il teatro pieno, sono felice. Se vado in un teatro a vedere una cosa brutta o una cosa bella con poca gente, ci sto male. Quindi l'obiettivo è che vadano bene tutti, con una qualità altissima se possibile, se in giro ci saranno spettacoli di grande qualità, ma senza fare concorrenza poi a nessuno. Allora, senza fare concorrenza tra Verbania e Novara, ma poi c'è anche un'altra partita, la concorrenza che si crea fra le strutture che sul territorio già operano. E a questo proposito, nelle scorse settimane il sindaco di Cannobbio ha lanciato un appello agli amministratori locali. Sentiamo su cosa. A Cannobbio avete un teatro che funziona, che sa attirare la popolazione locale, sempre pieno anche nella sua stagione, e lei nei giorni scorsi ha lanciato un appello a tutti i sindaci che hanno nel loro territorio un teatro, una realtà che fa cultura, per mettersi intorno a un tavolo e discutere anche alla luce dell'imminente entrata in campo del Teatro Maggiore. Certamente, io ho lanciato questa proposta che è stata accolta e poi ne è conseguito un incontro a Verbania, che deve far sedere attorno allo stesso tavolo tutti i comuni che hanno una struttura teatrale, non solo dico Cannobbio e Villadossola, ma penso anche Stresa e Omegna stessa, oltre che Verbania, che avrà il ruolo strategico importante in questa rete. Noi non possiamo permetterci di creare sovrapposizione, che vogliono dire diseconomie, ma
dovremmo essere all'altezza di proporre una stagione diversificata utilizzando le esperienze che ci sono. La nostra è un'esperienza giovane, però direi abbastanza importante, che quest'anno ha visto tutte le serate con l'esaurito, quella di Villa d'Ossola, che è un'esperienza più consolidata ancora della nostra, che direi importante, che va utilizzata, messa assieme alla nuova proposta che potrà partire da Verbania. Penso che potremmo offrire un calendario alle nostre comunità, ma anche fuori dai nostri confini, importante, se saremo in grado di fare coordinamento e non sovrapposizione. E un altro mercato che io penso dovremmo essere capaci di attrarre è il mercato degli amici svizzeri, perché oggi ci sono molti nostri residenti nella provincia che vanno al teatro di Locarno, che ha un ottimo cartellone con costi magari sicuramente superiori ai nostri, e dovremmo essere altrettanto bravi per fare in modo di avvicinare gli amici svizzeri alla nostra proposta, così come gli amici delle province limitrofe. E questo però significa creare degli stimoli, io penso che non basta la proposta dell'evento particolare, ma deve essere una proposta più ampia, a 360 gradi, di promozione e un modo di offrire l'intero territorio, che non si limiti alla singola serata e che deve vedere, io penso, dalla nostra esperienza è importante il coinvolgimento di tutte le realtà associative che si occupano di eventi, teatro, spettacolo o cinema, e che la loro esperienza consolidata può sicuramente aiutarci a creare questo cartellone che deve essere ampio a 360 gradi. Quali sono state le risposte che ha ricevuto finora al suo appello? C'è stato un primo incontro a Verbania, direi un incontro conoscitivo, interlocutorio, a cui io spero ne debbano seguire altri, ma nella concretezza. Sicuramente chi è competente anche professionalmente ci può essere di grande aiuto. Noi possiamo mettere a disposizione la nostra esperienza e anche quello che è desiderata delle nostre comunità. Poi, a chi ne ha la competenza professionale il compito di utilizzarle al meglio, però dobbiamo chiarire obiettivi, la mission che noi abbiamo deve essere chiarita, gli obiettivi devono essere strategici, chiari, e su quello costruire il progetto, perché dobbiamo avere le idee, però io dico partiamo con chiarezza, con obiettivi chiari, su questo costruiamo con le risorse a disposizione, che non sono tante, e che dobbiamo fare in modo che siano utilizzate nel modo più organico e razionale possibile, senza sovrapposizioni. Allora, siamo in chiusura, velocissimi, partiamo da Marcello. La sfida è no sovrapposizioni, coordinamento. Ce la farete almeno sulla cultura? Io penso di sì. Se c'è la buona volontà e la voglia di farlo, non ci dovrebbero essere questi problemi. È importante fin dall'inizio organizzarsi in questo senso, cioè non sovrapporre gli spettacoli, non fare gli stessi spettacoli, ma cercare. Non sarà facile, perché avere delle date diverse durante l'anno, quando inviti le compagnie o quando organizza il loro tour, non è che lo puoi sapere tanto tempo prima, quindi verso giugno o luglio credo che avremo forse le idee un po' più chiare. Ecco. Marchionini? Questa è un'occasione anche di crescita per tutti noi, finalmente i territori, le amministrazioni, i teatri che si parlano, è nel mandato dato alla Rapetti, all'assessorato alla cultura, cioè avverrà per forza, sarebbe un elemento invece ulteriormente divisorio ma anche insensato. Diceva giustamente Albertella le esperienze associative, noi abbiamo iniziato da ottobre un lavoro con la professoressa Rita Nobile positivo, facendo intanto anche conoscere questa struttura. E a Verbania il teatro c'era, che c'è ancora da decenni, che è Lampi sul Teatro, che fa 200 abbonati, quindi anche non disperdere le esperienze sul territorio anche per Verbania stessa sarà molto positivo. E allora noi seguiremo l'evolversi di tutta la partita, vi documenteremo tutto quanto, a cominciare dall'inaugurazione del teatro, vi daremo conto anche del bilancio della fabbrica di Villa d'Ossola. Grazie ai nostri ospiti, naturalmente grazie. Buon lavoro, con voi tutti invece l'appuntamento fra 7 giorni con una nuova puntata di Extra. Buon proseguimento.